Abbracciata da un arco montuoso ricco di numerose sorgenti d'acqua, Carini, a circa 20 km da Palermo, domina il golfo che va da Capo Raiz ad Isola delle Femmine. La favorevole conformazione geografica e la ricchezza del territorio hanno fatto sì che quest'area fosse abitata fin dal lontano Paleolitico. Nel 1300 a.C. viene fondata Iccara, che durante la dominazione romana acquista notevole importanza divenendo sede di vescovado. Particolarmente significativo è stato lo sviluppo politico ed economico di Carini nei quattro secoli di dominio della famiglia La Grua Talamanca, dal 1397 al 1812. A questo periodo risalgono i ripetuti interventi strutturali al castello della baronessa di Carini, che dall'alto della rupe su cui è posto costituisce l'elemento architettonico più rappresentativo della città. Grazie alla munificenza dei La Grua sorsero le prime testimonianze di architettura ecclesiastica. Uno splendido esempio è l'oratorio del Santo Sacramento, un vero trionfo di stucchi attribuibili alla scuola di Giacomo Serpotta. Il territorio di Carini è caratterizzato dall'affioramento di rocce carbonatiche ed argillitiche, la cui origine è databile tra l'era mesozoica e l'era quaternaria. Questi caratteri geologici, assieme all'azione erosiva compiuta dal mare e dagli agenti atmosferici, sono i responsabili del particolare paesaggio di questa porzione della Sicilia nord-occidentale. Con a sud la cintura montuosa che circonda il Golfo di Carini, mentre a nord troviamo un'area pianeggiante dovuta alla lenta erosione compiuta dal Mar Tirreno circa 225 milioni di anni fa. La grotta di Carburangeli è ubicata nella pianura costiera che si estende sotto l'abitato di Carini. Istituita come riserva integrale dall'assessorato regionale al territorio e ambiente nel 1995, è stata affidata in gestione a Lega Ambiente. L'area protetta nasce al fine di conservare, nella sua integrità, l'ambiente naturale per il notevole interesse speleologico, paleontologico e biologico. Il sito ha anche una sua valenza da un punto di vista archeologico, testimoniata dal rinvenimento di interessanti reperti in corrispondenza del primo vano della cavità e nell'area ad essa antistante. Scavi eseguiti nell'Ottocento dal noto paleontologo Gemellaro hanno portato alla luce oggetti dell'industria umana risalenti al Paleolitico e al Neolitico, che sono oggi conservati presso il Museo Gemellaro di Palermo. Lame, punte di selce utilizzate per la caccia, frammenti in pietra lavica riconducibili ad antiche macine e manufatti in terracotta. Inoltre, nella parete opposta all'ingresso della cavità, si può osservare un disegno a carboncino che sembra rappresentare uno stregone durante una cerimonia propiziatoria. Durante le campagne di scavo, eseguite nel corso degli ultimi secoli, all'interno della grotta di Carburangeli e in altre cavità limitrofe, sono stati rinvenuti numerosi resti fossili appartenenti a specie animali ormai non più presenti in Sicilia, come l'elefante, l'orso, la iena e il cervo. Si tratta di animali che sono arrivati fin qui dall'Africa e dalla penisola italica, attraverso alcuni passaggi naturali detti ponti, che si sono formati in seguito all'abbassamento del livello del mare durante le glaciazioni quaternarie. L'accesso alla cavità avviene attraverso tre aperture naturali situate alla base di una piccola balsa rocciosa. A partire dagli ingressi è possibile addentrarsi nel sottosuolo per circa 400 metri lungo lo sviluppo della grotta in un susseguirsi di vani con andamento orizzontale.
Allo stato delle attuali conoscenze, a differenza di altri sistemi ipogei conosciuti nel territorio di Carini, la grotta di Carburangeli è quella che, oltre ad aprirsi alla quota più bassa, si sviluppa per gran parte della propria estensione all'interno di rocce calcaree risalenti al Pleistocene. La parte più interna, invece, si snoda all'interno dei calcari del Triassico superiore. Sulla base di queste osservazioni di carattere geologico, si è spinti a ritenere che la genesi della grotta sia avvenuta nell'era quaternaria, in seguito allo scorrimento di acque sotterranee. Queste acque, nel loro moto verso il mare, avrebbero innescato fenomeni di erosione meccanica e dissoluzione chimica. L'origine e l'evoluzione della grotta è strettamente legata all'azione svolta dall'acqua di scorrimento sotterranea, che oltre ad esercitare una lenta erosione delle rocce, con conseguente formazione della galleria naturale, è responsabile anche della genesi delle concrezioni carbonatiche. Dall'acqua di gocciolamento si sono formate una gran varietà di speleotemi come stalattiti, stalagmiti e colate calcitiche. Oltre alla temperatura costante e all'elevata umidità dell'aria, uno tra i principali fattori ambientali che caratterizza tutte le grotte e che condiziona la vita al loro interno è l'assoluta mancanza di luce. Il mondo delle grotte, sebbene non adatto alla vita delle piante, è comunque popolato da animali cavernicoli come insetti, crostacei, ragni e molluschi, che traggono nutrimento dal detrito organico trasportato dalle acque, da quello prodotto da batteri autotrofi e da quello ricavato dal guano dei pipistrelli. La grotta di Carburangeli è visitabile solo in piccoli gruppi accompagnati dalle guide autorizzate dall'ente gestore. Per le scolaresche è inoltre possibile effettuare un incontro propedeutico presso le strutture della riserva,
dotate di una sala di proiezione, di una biblioteca naturalistica e di una raccolta di reperti fossili rinvenuti all'interno della cavità.